Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Teo, Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole la fu molto turbata, si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Maria Regina. Maria è la creatura più umile che possiamo conoscere, eppure detta regina. Come mai detta regina? Beh, suo figlio era re. C'è scritto: regnerà su tutti i re della terra, i re magi vanno a rendergli omaggio, e via dicendo. Quindi era il re dell'universo. Quindi se Gesù era re, Maria, sua madre, che in tutto ha seguito la sorte del figlio, può essere tranquillamente chiamata regina. Una regina potente, ma umile. Nella storia ci sono stati dei monarchi che non hanno servito il popolo, anzi, se ne sono disinteressati. Invece Maria è lì per servire noi, il suo popolo, quello che il Signore le ha affidato. La festa di Maria Regina fu istituita negli anni 50, da Pio XII. Prima non c'era. C'era però il Salve Regina, una celebre preghiera che fin dall'inizio, dal Medioevo, fu detta Salve Regina, Madre di Misericordia. Quindi ecco, è un po' di secoli che chiamiamo Maria Regina, e poi negli anni 50 il Papa ha istituito questa memoria particolare. Nel Vangelo troviamo appunto il racconto di Luca della, diciamo, l'Annunciazione Maria, e dice Maria: sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Quindi lei stessa dice: sono qui per servire, sono qui per aiutare il popolo che il Signore mi ha affidato. E così anche noi. Ricordiamoci il servizio, ricordiamoci l'aiuto al prossimo, anche se abbiamo magari ruoli importanti, politici, altri campi umani, però tutti quanti siamo chiamati a servire, e se non lo facciamo, sono guai. Dovremmo rendere conto poi al Signore di ciò che non abbiamo fatto e potevamo fare. Sia lodato Gesù Cristo.